nell'Antico Testamento, quando ci parla, ci dice esattamente ciò che ci vuole dire, nulla di più e nulla di meno. Così facendo scopriremo delle cose molto interessanti. Alle parole della Torah si possono attribuire anche 70 significati diversi, ma ce n'è uno che non possono non avere ed è il significato letterale, e noi a questo ci atterremo. L'Antico Testamento, scopriremo, è un libro di storia. Semplicemente vorrebbe dire
che tutto questo che è avvenuto in questo mondo fa parte del disegno provvidenziale di Dio. Cioè io di Dio non so nulla, ovviamente non ho le certezze degli uomini di fede, ma non ho neppure le certezze degli atei. Noi pensiamo alla Bibbia come ad un testo che è stato fissato mille anni fa, quello è, solo quello poteva essere. In realtà la Bibbia che possediamo noi, sulla quale lavoriamo e su cui adesso vi racconterò delle cose, è una Bibbia che è stata chiusa tra il VII e il IX secolo dopo Cristo, cioè tra il 600 e il 900, l'800 dopo Cristo, insomma quando qui in Europa regnavano prima i Merovingi e poi i Carolingi, quindi quando Carlo Magno stava costruendo il suo Sacro Romano Impero, sul lago di Tiberiade una famiglia, che era la famiglia di Moshe Ben Aaron Ben Asher, definiva la Bibbia così come la conosciamo noi. Questa famiglia era in contrasto con altre famiglie, loro rappresentavano la scuola di Tiberiade, c'era la scuola palestinese, quella samaritana, quella babilonese, hanno vinto loro. E noi possediamo la Bibbia che hanno costruito loro. Se avessero vinto altri, avremmo una Bibbia potenzialmente diversa. Perché? Perché la Bibbia iniziale è stata scritta con una successione di consonanti, quindi il lavoro che hanno fatto questi qui, che si chiamano i masoreti, cioè i custodi della tradizione, intanto è stato quello di definire le parole, cioè spaccare la fila di consonanti e definire le parole, che possono essere spaccate e definite in tanti modi diversi. Il secondo lavoro che hanno fatto è stato quello di inserire le vocali che non c'erano. E inserire le vocali significa veramente inserire, introdurre il significato delle parole. Un problema che questi signori non avevano era il problema linguistico, cioè non se lo sono mai posti. Allora interessava introdurre nel testo il loro pensiero teologico. Così hanno fatto. Quindi una cosa che dobbiamo sapere è che l'unica certezza che abbiamo è che sappiamo di non sapere. Ok? Questo è un dato di fatto. Non sappiamo neppure come fosse vocalizzata la Bibbia nel momento in cui è stata scritta. Nel momento in cui si verificavano la maggior parte degli eventi della Bibbia, soprattutto quelli fondanti, l'ebraico non esisteva come lingua. Quando molti nomi venivano pronunciati, l'ebraico non esisteva. Mosè non parlava l'ebraico. Nel deserto non parlavano l'ebraico. Quando, durante l'esodo, se vogliamo pensare che parlassero una qualche forma di lingua semitica, cosa che dubito, parlavano una qualche forma di amorreo, poi hanno cominciato a parlare forse una qualche forma di aramaico, e poi un paio di secoli dopo si è formato l'ebraico, che è in realtà un sub-fenicio trasformato. Quindi voi capite che l'unica certezza è che sappiamo di non sapere. Con questa consapevolezza, che ci dà una grandissima serenità, affrontiamo il testo. Ed è però una consapevolezza che dovrebbero avere tutti quelli che si occupano della Bibbia, compresi i teologi, compresi i kabbalisti, cioè tutti quelli che dicono, ti dico io come stanno le cose. Quindi io non vi dico come stanno le cose, io vi racconto che cosa c'è nel significato originario delle radici consonanti ebraiche, perché il mio lavoro era, non che fosse il mio lavoro perché non si vive le traduzioni di ebraico, sono quelle cose che si fanno di notte, ma era, quindi il mio compito preciso era quello di appunto cercare il significato originario, e quindi ovviamente l'uso i dizionari di etimologia ebraica e aramaica curati dai rabbini e pubblicati o in Israele o negli Stati Uniti. Allora, facciamo così, viaggiamo a ruota libera, quindi saliamo sul ruach degli Elohim, cioè sul vento degli Elohim, quello che nella Bibbia si chiama
viene tradotto come spirito di Dio, ma il termine Ruach non significa spirito, significa vento, o tutto ciò che vola rapidamente nell'aria producendo vento. Poi l'elaborazione teologica successiva ha portato, quando si è creata la figura di Dio, ha portato quindi ad attribuire a Ruach il significato di spirito, ma in realtà questo proprio non c'è. Faccio una cosa, siccome non c'è una... faccio un disegnino su un foglio e poi me lo fate girare, vi faccio vedere come era rappresentato il Ruach nei pittogrammi sumeri, perché la parola non è ebraica ma è di origine sumera. Quello è il pittogramma di chi ha visto il Ruach iniziale, da cui poi è derivato appunto il Ruach degli... possiamo girare? Quindi è una cosa, adesso la vedrete, che non sappiamo che cos'è, diciamo che non sappiamo che cos'è, perché così siamo tranquilli, che però indubbiamente sta sospesa sull'acqua. Su questo non ci sono dubbi. Siccome non sappiamo cos'è, la chiamiamo prendendo in prestito il nome direttamente dal Vaticano, così non ci sbagliamo. Se voi leggete le ultime edizioni del Lexicon Recentis Latinitatis, pubblicato dalla libreria editrice vaticana, dove inseriscono i neologismi in latino, voi troverete che il Vaticano ha inserito navis sideralis, cioè astronave, ha inserito aerea navis, cioè aeronave, ha inserito aerius viator, cioè astronauta, e ha inserito una sigla, RIV, che significa res inexplicate volantes, cioè UFO. Allora, quella è una lì che adesso vedete, la chiamiamo RIV, cioè una res inexplicata volans, che è quella che è stata rappresentata da chi all'inizio raccontava gli eventi di questi qui. Chi ha visto prima, chi adesso vede questo, capisce che si tratta di una roba che non sappiamo che cos'è e che vola sull'acqua. Se avete in mente l'inizio proprio della Bibbia, quando si dice che in principio Dio creò il cielo e la terra, ricordate anche che c'è scritto che il Ruach degli Elohim, cioè lo spirito di Dio, aleggiava sull'acqua. Solo che il Ruach è quella roba lì. Aleggiava viene indicato con un termine, con un participio, temerachefet, che significa, è usato anche in altre parti della Bibbia, e identifica il volo tipico dei rapaci quando si fanno trasportare dalle correnti, quindi quando non muovono le ali. Quindi il Ruach degli Elohim, che i sumeri rappresentavano così, era qualcosa che all'inizio, in principio di tutto, volava sull'acqua senza muovere le ali. Quindi in ebraico abbiamo la descrizione di ciò che i sumeri invece si hanno rappresentato pittograficamente. Non ci sono dubbi del fatto che sta parlando della stessa cosa. Allora, da ciò che si ricava dalle traduzioni letterali della Bibbia, quindi dalla definizione del significato originale delle radici consonantiche, la Bibbia si dice che noi siamo stati fatti con lo Tselem degli Elohim. Normalmente tutte le traduzioni che avete dicono: noi siamo fatti a immagine, a somiglianza di Dio. Quando dico Elohim capiamo tutti o c'è bisogno di spiegare? Elohim è il termine biblico che viene tradotto normalmente con Dio, in realtà è un termine plurale, parentesi, forse, perché dal punto di vista dello studio della filologia semitica le cose non sono così semplici come invece viene spesso affermato, perché non è detto che Elohim sia esattamente il plurale di El, potrebbero essere due forme primitive comuni, va bene. Allora, quando si parla di Elohim, diciamo quella roba lì che tradizionalmente si identifica con Dio,
ma sicuramente invece nella Bibbia vuol dire molte persone, su questo non ci sono dubbi. Indipendentemente dal fatto che il termine sia plurale o meno, vuol dire molte persone. Allora dice appunto che noi siamo stati fatti, la traduzione tradizionale, a immagine e a somiglianza. In realtà l'ebraico masoretico ci dice che noi siamo stati fatti a somiglianza, ma con qualcosa che contiene l'immagine degli Elohim, con qualcosa di materiale che contiene l'immagine degli Elohim. I dizionari curati dai rabbini dicono di più, dicono che Tzelem deriva dal verbo tzam, che significa tagliare fuori. Quindi in realtà la Bibbia ci dice che noi siamo stati fatti con quel quid di materiale che contiene l'immagine degli Elohim e che è stato tagliato fuori. Ora tutti noi immediatamente sappiamo a che cosa ci si riferisce quando diciamo che si prende un qualcosa di materiale che contiene l'immagine di un individuo che è stato tagliato fuori, è il DNA. Quindi con questa probabilità questo racconto biblico è la sintesi del racconto delle tavolette sumere, in particolare delle Moenish, cioè quando lo sumi il racconto dell'inizio, dove i sumeri però sono molto più precisi della Bibbia. Perché i sumeri, che mai si sono sognati di creare una religione, mai, mai hanno fatto un tempio, mai hanno parlato di dei, nel senso che intendiamo noi, ma parlava sempre di questi individui di cui si è parlato prima molto bene di Asurusso, per questi individui avevano indubbiamente rispetto, per questi individui avevano indubbiamente verso questi individui anche timore e paura, perché questi erano ovviamente, come si può comprendere, molto più potenti dal punto di vista della conoscenza e della tecnologia. Però non li consideravano divinità così come poi è stato attribuito successivamente. I sumeri non hanno mai costruito un tempio nel senso che intendiamo noi. Quindi i sumeri, che sono molto più precisi e che appunto sapendo che questi non erano degli dei fallibili, non si facevano scrupoli di raccontare anche i fallimenti di questi qui. E loro ci dicono, con maggior precisione, rispetto al pensiero monoteistico poi che è stato inserito nella Bibbia, che questi qui hanno fatto un sacco di tentativi sbagliati prima di arrivare a produrre lo schiavo giusto. Cioè, hanno sbagliato un sacco di volte. Chi ha seguito anni fa il discorso della clonazione del pecora Dolly? Ecco, noi a un certo punto esce la notizia sul giornale che quel laboratorio di Edimburgo hanno clonato il pecora Dolly. Non ci dicono che hanno fatto circa 240 pecore sbagliate. Cioè, quello è un presentato, eh? Cioè, hanno fatto, ma è comprensibile, hanno fatto 240 esperimenti sbagliati e poi sono arrivati alla pecora Dolly che diventa ovviamente il prodotto, no? Stessa cosa fanno i sumeri con i loro presunti dei. Ne hanno fatto uno che non tratteneva l'urina, ne hanno fatto uno che non riusciva a chiudere gli occhi, ne hanno fatto uno che aveva la corona vertebrale storta, ne hanno fatto uno senza organi genitali, ne hanno fatto uno che non riusciva a mangiare, non mi ricordo più neanche tutti, ma non ha importanza, insomma comunque ne hanno fatti un sacco di sbagliati, tra l'altro uno orribile veramente, combinazione fatto proprio con ciò che era stato estratto dal sangue di uno dei capi degli dei, quindi pensiamo un po', cioè l'esperimento peggio riuscito è nato proprio con il sangue di Enki, no? In Italia a un certo punto fanno la prova addirittura con il sangue di uno dei grandi capi, e due grandi capi loro, quindi pensate, da lui nasce, quindi proprio uno sbaglio completo, un essere peloso, con la gola chiusa, gli occhi imperfetti, le costole contorte, la spina dorsale paralizzata, il cuore, la testa e l'intestino sofferenti, le mani incapaci di sollevarsi. Queste traduzioni che io riporto qui non sono di Sitchin, perché ovviamente Sitchin è importante, ma bisogna andare oltre, nel senso io seguo le, per quanto riguarda la sumerologia, le traduzioni degli accademici. Queste qui sono le traduzioni di Giovanni Pettinato, che è un'autorità mondiale, era perché è morto, e quindi sono le traduzioni di Giovanni Pettinato, quindi non di un sumerologo alternativo, ma di un accademico. Italiano. Guarda caso. Sì, tra l'altro era il presidente della Commissione Europea per la formazione di un dizionario di sumero, quindi autorità mondiale in discussione. Sì, ma voglio dire, nessun popolo è così stupido da inventarsi degli dei di quel tipo, adorarli
riuscì a tempo stesso a dire che vabbè, questi qui andavano per tentativi, perché non è che facessero così. Evidentemente si hanno raccontato le cose, ovviamente con gli strumenti linguistici, concettuali, culturali di cui disponevano, ma ci hanno raccontato le cose così come sono probabilmente andate. La Bibbia ne ha fatto una sintesi, anzi ne ha fatto due, perché sapete che dalla creazione dell'uomo, formazione dell'uomo, perché creazione è proprio sbagliato come termine, dalla formazione dell'uomo c'è questo racconto qui, e poi c'è l'altro del Dio rappresentato come vassario, no? Che agisce con l'argilla. Ma io non so se ci sono dei genetisti, cioè gente che studia biologi. Tutti sanno qual è l'importanza dell'argilla come catalizzatore per i processi di combinazione degli acidi nucleici, cioè DNA e RNA. E quindi il secondo racconto, che la tradizione dice è un racconto mitico dove Dio viene rappresentato come vasario, non è affatto un racconto mitico. È lo stesso racconto visto dall'altra parte. Mentre il primo racconto ci dice che noi siamo stati fatti con lo zelem degli Elohim, cioè con il DNA degli Elohim, il secondo racconto ci dice che gli Elohim sono intervenuti nel afar, cioè nella polvere, nell'argilla che era qui sulla terra. E questo ha due significati, perché questo afar deriva dall'accadico tiit, che indica sia l'argilla sia ciò che contiene la forma, perché l'argilla è un materiale che assume e contiene la forma. Quindi vuol dire, questo secondo racconto è visto dal punto di vista del DNA ominido che era presente qui sulla Terra. Quindi noi siamo stati fatti con il Tselem degli Elohim, che è stato inserito nel afar, cioè nel ciò che contiene la forma che era già presente qui sulla Terra, cioè il DNA ominido. Quindi i due racconti, che vengono considerati tradizionalmente separati, perché difficilmente spiegabili alla luce di una visione teologica spiritualista, letti da questo punto di vista, e letti soprattutto in parallelo con i corrispondenti racconti sumerici, raccontano esattamente la stessa cosa vista dalle due parti. Non c'è nessuna contraddizione, anzi c'è completamente. La cosa che ci interessa di più è l'albero della conoscenza del bene e del male, perché poi il racconto prosegue come se loro effettivamente avessero mangiato di questo frutto. Allora, quando io tanti anni fa appunto traducevo la Bibbia, e quindi pensavo ovviamente, quindi con la mentalità di chi è nato nella nostra cultura, e quindi l'albero della conoscenza del bene e del male è, simbolicamente sarebbe il momento in cui l'uomo ha cominciato a distinguere tra bene e male, cioè ha cominciato a capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che cosa è lecito e che cosa è no. Cioè in quel momento dell'uomo sarebbe entrata la cosiddetta morale fondamentale, l'etica naturale, che è stata inscritta da Dio nel cuore dell'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Traducendo la Genesi, io ho detto, però ma che strano, questa roba qui non c'è. Non c'è. Però ho detto, vabbè, io continuo a essere l'ultimo di nessuno, e quindi va bene, ok, l'ho messa in un cassetto, è finita. Ma il concetto della distinzione non c'è. Dicembre 2009, a Venezia, al Ateneo Veneto, si tiene un convegno di psicanalisi. Parlano delle psicoterapeute freudiane, ma la Bibbia interviene a uno sluzzato, già presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, eminente biblista ebreo. Ovviamente, psicanalisi, è chiaro che le psicoterapeute parlano del concetto del bene e del male, il senso di colpa, la distinzione, la morale naturale, iscritta nel cuore dell'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Interviene a uno sluzzato, ringrazia le psicoterapeute dicendo un'ottima analisi, eccetera, e dice solo che questa roba nella Bibbia non c'è. Io ho fatto un sacchino sulla sedia, perché se lo dico io, ovviamente non conta nulla, ma se lo diciamo sluzzato forse. Dice non c'è, non è vero. In quel momento lì non c'è stata nessuna distinzione, perché io me ne racconto per il fatto appunto che quando si parla di distinzione l'ebraico usa dei grafemi precisi, che lì non ci sono, quindi non c'è distinzione. Lì in Elohim, quando Adamo ed Eva hanno fatto una certa cosa, non fa altro di fare una constatazione di fatto, cioè non li sta condannando. Dice, voi avete fatto una scelta,
adesso sappiate che a seguito di questa scelta, sulla quale io non ero d'accordo, mentre un altro, che è il serpente di cui ci parlava Giorgio prima, voleva che quella scelta fosse fatta, anzi è intervenuto per facilitarla, uno dei watchers, è intervenuto, dice lui, quello invece che non la voleva, dice bene, adesso l'avete fatta, allora adesso fuori di qui. Sappiate che andando fuori di qui però voi sperimenterete gli aspetti positivi e negativi di questa scelta. Non è una condanna, eh? È quella che si chiama una sentenza post eventum. Per banalizzare, ma non è una banalizzazione perché l'esempio è molto calzante, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Il pedalare non è una condanna per chi sceglie la bicicletta, ma è direttamente connaturato, cioè uno non può salire sulla bicicletta e non pedalare. Quindi quando qualcuno gli dice hai voluto la bicicletta, adesso pedala, non fa altro che fare una constatazione di fatto, che è esattamente ciò che rilevavamo sul Zappo. Dice qui io non ho condannato nessuno. Quindi dice, voi avete fatto la scelta, e la scelta sostanzialmente è, avete voluto, capito, sperimentato che voi, dal punto di vista della riproduzione, siete diventati autosufficienti rispetto a noi, mentre prima a creare lo schiavo di cui parlava Biagio ci pensavano gli Elohim annati, dice da questo momento in avanti la nuova specie è diventata autosufficiente. Bene, allora fuori da questo territorio protetto, perché qui vivono quelli che diciamo noi, voi andate a vivere per conto vostro, capirete che tra gli effetti di questa scelta non c'è soltanto la libertà e il piacere di, ma c'è il fatto che d'ora in avanti, se vorrete mangiare, ve lo dovrete procurare. E tu Eva capirai che fare figli fa male. Ma capirai che fare, non ti condanno per questo, capirai, sperimenterai yadà, un verbo ebraico, avrai conoscenza del fatto che la nuova situazione comporta elementi positivi e elementi negativi, tov va-ra, cioè conoscerete sia le parti belle sia le parti brutte di questa vostra nuova situazione. Allo sgiuzzato, che ovviamente è molto più su, è andato ancora più avanti. Dice che il termine ra, col quale si indica la parola male, non ha assolutamente nulla a che vedere con il concetto del male, con l'etica, ma riguarda, attenzione, la fisiopatologia del corpo umano. Cioè l'Elohim mi dice, usciti da questo territorio recintato e protetto in cui noi vi abbiamo messi e in cui noi vi stiamo tenendo, usciti di qui, scoprirete che si può stare male, intanto quando avrete fame dovrete cercare il cibo mentre qui vi siederete a tavola, e tu Eva, che comincerai ovviamente a diventare prolifera, capirai che fare figli fa male. Punto. Non c'è nessuna distinzione, non c'è etica, non c'è morale, non c'è condanna. C'è una sentenza post-eventum. Sei salito in bicicletta, non puoi non pedalare. Sì. Quindi noi, già da questo punto di vista di nuovo tranquillizzante, non stiamo vivendo il frutto di una condanna che ci arriva dai che dobbiamo portare, noi stiamo pedalando perché i nostri progenitori hanno voluto salire in bicicletta. Amo sluzzato. Quindi bisogna riflettere su queste cose lì, perché effettivamente cambiano tutta la storia. Un'altra curiosità che si verifica in quel momento lì, così magari parlo un attimo della mia web, che si verifica in quel momento lì è questa. Conosciamo tutti la storia di Adamo, Eva, Caino, Abele. Quindi Caino a un certo punto uccide Abele, fanno un altro figlio che si chiama Seth, il quale ha un figlio che si chiama Eos. E la Bibbia dice che al tempo di Eos si cominciò a invocare il nome di Yahweh. Perché tanto vuol dire che allora Adamo, Eva, Caino, Abele e il primo figlio Seth non invocavano il nome di Yahweh. Perché se cominciano con il loro nipote, vuol dire che quelli di prima non lo chiamavano. Non possiamo sapere se non lo chiamavano perché non lo conoscevano o perché non ne avevano bisogno perché Yahweh era lì, presente.
e che quindi poi la diffusione invece è cominciata con Eros. Certo è che in quel momento, appunto come abbiamo detto prima, di sicuro l'ebraico non esisteva. Quindi in che lingua ha detto questo qui il suo nome? Eros, va a sapere. Il problema è che quando questo qui lo ripete, adesso facciamo un salto, dal giardino dell'Eden seguiamo Mosè e il suo popolo nel deserto del Sinai, e qui vi racconto alcune cose, siamo pure nel deserto, adesso ci sono alcune cose molto interessanti. Allora, quando sale sul monte, Mosè sale sul monte e dice, senti un po', allora noi stiamo stabilendo un patto, io devo convincere quelli là sotto, insomma, che a seguire te tra i tanti eroi impossibili, cosa di cui Mosè era assolutamente consapevole. Mosè tutto era meno che monoteista, non era ancora un monolatra, cioè lui sapeva che questo qui era uno dei tanti con cui si potevano stabilire dei patti e lui aveva scelto questo qui, diciamo che si era scelto a vicenda. Allora dice, io devo raccontare a quelli là sotto, che sono là che aspettano notizie, che loro devono seguire te. Per quanti anni dici, come cavolo ti chiami? Almeno quello. E lui dice la famosa frase, che viene tradotta filologicamente in un sacco di modi diversi. Io sono chi sono, io sono ciò che sono, io ero chi ero, io ero ciò che ero, io sarò quel che sarò, oppure io sarò quel che ero. Potete sbizzarrirvi e cercare gli studi, voglio dire, dai gesuiti a tutti gli esegeti possibili e immaginabili, ci sono tutte le traduzioni possibili. Quindi, filologicamente, sono tutte vere allo stesso modo. E dice, comunque, il mio nome è quel suono lì che noi ricordiamo come Yahweh, e quindi, se volete, mi ricorderete così. Ma quando lui l'ha detto a Mosè, quel suono, l'ebraico non esisteva. Quindi in che lingua l'ha detto? La sua? In quel momento lì di sicuro Mosè, che era uscito dall'Egitto con gli altri che erano in Egitto da secoli, di sicuro parlava la lingua che si parlava in Egitto e, come ho detto prima, forse, se vogliamo proprio concedere, ma avrei dei dubbi, parlava una qualche forma di amorreo. Noi abbiamo questa parola che è stata scritta circa 4 secoli dopo con le consonanti dell'ebraico, non sappiamo come fosse vocalizzata al momento, nessuno al mondo lo sa, come fosse vocalizzata ai tempi dell'inizio, noi sappiamo come è stata vocalizzata ai tempi di Carlo Magno. Su questa parola vocalizzata di cui non sappiamo nulla, non sappiamo in che lingua è stata pronunciata, non sappiamo quindi come è stata recepita, perché poi è stata scritta secoli dopo in una lingua che non esisteva quando questa parola per la persona è stata pronunciata, su tutto questo si sono scatenati fiumi di studi per cercare di capire esattamente che cosa voleva dire questo qui quando ha detto Yahweh. Il discorso è, e se questo qui non voleva dire assolutamente nulla, cioè, se io ricevo un ordine superiore e devo andare in Papua Nuova Guinea a prendere contatti con uno dei tanti popoli del territorio per stabilire una certa cosa, insomma, quindi costruire un sistema, un regno, eccetera, e questo qui il rappresentante, il portavoce di questo popolo che io mi scelgo, a un certo punto mi dice, sì, va bene, senti, fai esattamente quello che sei, come ti chiami tu? Io gli dico Mauro, che in Papua Nuova Guinea non vuol dire un cavolo di nulla. Se lui ha una lingua consonantica scriverà MR. Secoli dopo esegeti del posto si metteranno a riflettere, ma chissà che cosa avrà voluto dire quello là quando ha detto questo suono, e chissà qual era il suono, eccetera, e cominciano a introdurre dei significati. Secoli dopo arrivano altri esegeti di popoli esterni a questo, e anche loro si esercitano nel tentativo di trovare il significato ad un suono che io ho detto in italiano, che i Nuova Guineani hanno riportato con due consonanti loro, un suono che nella loro lingua non ha assolutamente nessun significato. Qui c'è l'aggravante che quando il suono è stato pronunciato non esisteva neppure la lingua nella quale è stato scritto. Quindi immaginate un po' che tipo di certezze si possono ricavare sul nome Yahweh
sia dal punto di vista della filologia, sia dal punto di vista di quella che è anche molto diffusa, diciamo così, dell'esercitazione metafisica esoterica iniziatica su questo nome, che è diventato il nome ineffabile, eccetera, eccetera, eccetera. Forse non voleva dire assolutamente nulla. Sarebbe esattamente come dire Mauro in un uomo milanese. Queste sono cose sulle quali sarebbe bene riflettere. Proprio per sapere, capire che l'unica certezza che abbiamo è che sappiamo di non sapere. E quindi tutte le verità presunte è bene che rimangano presunte, sarebbe bene che rimanessero presunte. Adele offre, sapete, il sacrificio il prodotto del suo lavoro, quindi l'agnello, che io offre le zucchine ai superiori perché lui si occupa di orticoltura. Io lei, questo qui che è appunto, se vuoi farlo chiamare così, dice la Bibbia, teneva in forte considerazione l'offerta di Adele e non considerava l'offerta di Caino. Intanto qui c'è una prima constatazione evidente. A quel Dio lì, che secondo me appunto non ha nulla a che vedere con il Dio unico, trascendente, spirituale, universale, di cui non so nulla, a quel Dio lì le intenzioni non interessavano. Perché è ovvio che le intenzioni di Abele e le intenzioni di Caino erano esattamente le stesse. Fargli un piacere. Caino aveva cetriolo e zucchine, Abele aveva gli agnelli, ma le intenzioni erano esattamente le stesse. Ma a lui non interessava questo. Così come non interessa, che adesso ci arriviamo, quando i due figli di Aronne gli vanno a fare un'offerta particolare, lui li uccide immediatamente. Adesso tra poco parcheremo forse perché li ha uccisi. Di certo a lui le intenzioni non interessavano. Deserto, questo Elohim si fa costruire quello che noi consideriamo il tempio, che in realtà era una vera e propria dimora costruita sul modello di quelle che si sono raccontate dai Sumeri, nell'Eden dei Sumeri, cioè le abitazioni che questi si erano fatti costruire e nelle quali vivevano, e lui si era fatta costruire una nel deserto, fuori dall'accampamento, per appunto seguire in prima persona questo popolo che lui stava conducendo, tentando di condurre in un'opera di conquista di un territorio su cui lui aveva ricevuto dai capi l'incarico di governare. Lui dà tutta una serie di disposizioni che poi l'elaborazione teologica e religiosa ha considerato disposizioni di ordine rituale, spirituale, eccetera. Nulla di tutto questo, la Bibbia è di una concretezza affascinante. Voglio dire, sia quando la leggo, la traduco, ne parlo, mi viene sempre un filino di pelle d'oca perché è una bellezza incredibile. Però lui diceva per tutta una serie di cose. Poi se mi diventi qui, mi ricordate, magari una cena dei 10 comandamenti, perché è una cosa, se mi dimentico, se ho tempo, non so. Allora, lui dice che gli devono bruciare certi prodotti. Una cosa che mi ha sempre stupito quando appunto traducevo Levitico, Deuteronomio, Numeri, era un concetto chiarissimo, che il bruciare questi prodotti, cioè il produrre questi fumi, non ha un significato simbolico. Proprio non ce l'ha. Questi fumi gli dovevano entrare nel naso. Questo è chiarissimo nella Bibbia. Cioè lui li doveva sentire. Doveva sentire gli odori, in un caso anzi doveva sentire la puzza. E con la puzza intendo quel sacrificio particolare che lui chiedeva, che si chiama olocausto, per cui un animale doveva essere bruciato interamente, compreso il grasso. Nelle Bibbie tutte, leggerete sempre ogni volta che si parla di questi odori, che c'è scritto aroma gradito all'Elohim, ma la Bibbia non dice questo.
La Bibbia dice sempre, ed era la cosa che mi stupiva fino a quando altri non mi hanno dato le spiegazioni che adesso vi do, la Bibbia dice che quello era il re Yamikha, cioè un odore tranquillizzante, un odore sedante per l'eroina. Su questo non ci sono possibilità di interpretazione, Yamikha è proprio quello. Quindi questo odore lo tranquillizzava. Io ho detto questa cosa per la prima volta l'anno scorso al convegno di Roberto Pinotti a San Marino, perché mi rendo conto che è una cosa, come dire, non c'è nulla da citare, ma è difficile da sentire, no? Cioè Dio che vuole sentire esattamente la puzza della carne bruciata. L'ho detto per la prima volta a San Marino, poi due settimane dopo si era sul convegno del Gauss all'Hotel Baglioni a Firenze, l'ho ripetuta e ho detto al pubblico: io vi dico questo, ma io non so spiegarvi perché. Perché io racconto ciò che leggo nella Bibbia. Quindi racconto anche, se non volete, ciò che non capisco, rischiando di fare la figura dello scemo, peraltro possibilissima. Dico: io ve lo racconto e dopodiché ognuno fa quello che vuole, ma nella Bibbia si è scritto così. E poi lì ho raccontato anche un'altra cosa che adesso vi dico. Finita la mia relazione adesso e interviene il fisico Vedruccio. Io su questo avevo ricevuto una segnalazione da Ivan Grippa che mi aveva detto: leggiti questo articolo che parla di una cosa che ha fatto la NASA. Cioè la NASA ha commissionato all'Omega Ingredients, che è un'azienda profumiera inglese, Steven Pierce, la produzione della essenza che riproduca esattamente l'odore della carne bruciata, perché la introducono nelle tute degli astronauti nel momento in cui si immergono nell'acqua per fare le esercitazioni in assenza di gravità. E la introducono perché gli astronauti devono abituarsi a sentire quella puzza, perché nello spazio la sentiranno molto spesso. Ed è una cosa che hanno raccontato gli astronauti, soprattutto quelli che escono dalle navicelle, che la puzza di carne bruciata è fortissima. Dice: no, allora nello spazio aumenta la sfumazione della parte superficiale della pelle, quando queste estole si muovono le mute producono sfregamento, si staccano le cellule, quando rientrano nella navicella e si spogliano, le cellule ovviamente in assenza di gravità vanno nell'aria, entrano in contatto con l'atmosfera artificiale e si ossidano immediatamente producendo un fortissimo odore di carne bruciata. Un medico mi scrive dicendo: ho sentito quello che hai detto e mi hai aperto gli occhi su tutta una serie di cose che ricavo dalle traduzioni di questo studio a cui forme, delle tavolette sumeriche, in cui si dice che ogni volta, raccontano i sumeri, che loro bruciavano della carne, quelli che abbiamo visto prima, gli annunati che corrispondono agli eroi della Bibbia, arrivavano sulla carne come mosche, cioè fortissimamente attratti dalla puzza della carne bruciata. E questo medico mi ha mandato uno studio particolareggiato, che adesso verrà tra un mese o due pubblicato anche su una delle riviste di Roberto Pinotti, io ne ho fatto una sintesi per il nuovo libro, facendomi il disegno proprio delle strutture molecolari, delle trasformazioni che le sostanze grasse subiscono quando vengono bruciate alla griglia, sostanze anche per capirci, e facendo vedere come assumono esattamente la struttura molecolare delle endorfine, che sono quegli ormoni che il nostro cervello fa produrre per tranquillizzarci. Quindi se mettiamo insieme tutte queste cose qui, capiamo che l'Elohim apprezzava la puzza dell'agnello di Abele, non gli interessava niente l'odore dei cetrioli e degli zucchini, chiedeva che gli venisse bruciato quando lui entrava nel tempio tenda, quindi nella sua dimora, chiedeva che gli venisse bruciata della carne animale, bruciata completamente, perché quello era l'odore che lui voleva sentire.
Questo nella Bibbia è estremamente concreto, cioè se lo leggete attentamente, ripeto, non c'è bisogno di traduzioni letterali, coglierete con l'assoluta tranquillità la fisicità di questo. E poi fa produrre un'altra miscela fatta di tre sostanze vegetali e della conchiglia di un mollusco che doveva essere triturata e bruciata, e queste sostanze vengono tuttora utilizzate, diciamo, nella medicina naturale per regolarizzare il respiro. Vengono usate per gli attacchi di asma o l'ansia. Quindi tutti questi aromi venivano prodotti, e lui li ha chiesti espressamente, la Bibbia lo dice espressamente, quindi non si tratta di interpretazione, perché davano tranquillità, cioè avevano un effetto sedante su questo personaggio, anzi su questi personaggi, perché le stesse cose ci raccontano i sumeri. La cosa bella è che quando ho tradotto questo io nulla sapevo degli astronauti, nulla sapevo della neurofisiologia, nulla, sono tutte spiegazioni che mi sono arrivate dopo, perché io ho detto vabbè, io così leggo e provo a spararla lì e poi vediamo. Quando siamo in cima al Sinai e Mosè chiede a Yahweh appunto di dire il suo nome, gli chiede anche un'altra cosa. Secondo Mosè aveva bisogno, intanto lui, di tranquillizzarsi sulla capacità di questo qui di mantenere le sue promesse. Perché non è che questo qui arrivava e diceva io sono Dio, Abel, no. Ogni volta che lui si presentava, se anche questo lo trovate tranquillamente nelle Bibbie normali, lui doveva presentare il suo curriculum, la sua carta d'identità, cioè lui doveva sempre identificarsi, perché lui era uno dei tanti, e quindi ogni volta lui doveva dire io sono quello che ha fatto, io sono quello che ha incontrato, io sono quello che tutte le volte doveva fare, perché poteva essere uno dei tanti, quindi lui ogni volta doveva giustificare e spiegare chi era. Questo ovviamente non bastava, tant'è che Mosè gli dice io devo convincere quelli là sotto a seguire te e non gli altri, e quindi ho bisogno di essere convinto io. Ora è chiaro che questo non è un discorso che si fa al Dio unico trascendente, ma che si fa ad un governatore locale tra i tanti possibili per dire va bene, ok, tu mi fai delle promesse, però io bisogno di capire che sei in grado di mantenerle, e quindi ho bisogno che tu mi faccia vedere quella che nelle Bibbie trovate normalmente, la tua gloria. E qui vi posso dire veramente, ma con grandissima tranquillità, che il termine gloria è un termine che è stato elaborato successivamente, ma che con il significato originario del termine ebraico proprio. Il termine ebraico è kabbalist, che significa oggetto pesante e potente. Dopodiché, siccome non si vuole mai accettare ciò che dice la Bibbia, e tutti gli esegeti partono dal presupposto che la Bibbia dice una cosa ma in realtà ne vuol sempre dire un'altra, sempre. Se noi invece facciamo finta che la Bibbia quando ci dice un qualcosa ci vuol dire proprio quella, capiamo un sacco di cose. Allora dici, io ho bisogno che tu mi faccia vedere lo strumento della tua potenza, cioè l'oggetto pesante potente. Lui capisce e gli dice, va bene, ok, sappi però che se io ti passo vicino con la mia gloria, cioè con le mie chevote, ti ammazzo. Non c'è alcuna altra possibilità, se ti passo vicino ti ammazzo. Quindi prendiamo atto di una cosa, che la gloria di Dio uccide. Uccide se ti avvicina, perché la gloria di Dio avrebbe ucciso Mosè a pochi metri, non il popolo che era 600 metri sotto. Quindi a 500-600 metri la gloria di Dio non uccide, a 10-15 metri la gloria di Dio uccide. Quindi, prima constatazione, seconda constatazione, chiarissima. Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria, perché dice se io ti passo vicino ti ammazzo,
non è che io posso limitarla, quindi Dio non è in grado di limitarlo, però gli dice, però possiamo fare una cosa in modo che tu non vuoi, se tu ti metti, vedi quella fratto lì che sei qui vicino, se quando io passo con questa mia roba tu ti metti dietro le rocce, non muori. Cioè, la gloria di Dio uccide se ti passa vicino. Dio non è in grado di controllare gli effetti, un mucchio di rocce sì. Cos'è? La vicella. Questo è chiarissimo della Bibbia, non ci sono dubbi. Va bene, facciamo così. Mosè si nasconde dietro le rocce, questo qui passa con la sua gloria, cioè con il suo kevod, Mosè rimane in vita, però gli si brucia la faccia. Tant'è che la Bibbia dice che quando è sceso dal monte doveva velarsi, perché non poteva stare al sole con la pelle bruciata come aveva, e si poteva togliere il velo solo quando entrava nel regno. Cioè a Roma, chiunque si sia preso la scottatura solare sa di che cosa si parla. Quest'altra cosa io ho detto al tembaglione, anche lì dice che io non so spiegarvi di cosa sia successo, ma una cosa certa, questo è ciò che è scritto nella Bibbia. È l'esatto funzionamento di una cosa che noi conosciamo molto bene, anzi che stiamo sperimentando, che è l'esatto funzionamento dei motori al plasma. Dice, perché se questi motori avessero prodotto radiazioni, Mosè sarebbe morto comunque. Invece questi motori al plasma producono microonde. Per cui se tu ti trovi nel fascio diretto delle microonde a distanza ravvicinata, bruci immediatamente. Se invece tu ti nascondi, le microonde non ti colpiscono. E quando Leningrad si fa costruire la sua dimora nel deserto, dice anche a coloro che avevano l'obbligo e l'incarico di occuparsene che dovevano entrare dentro la sua dimora in certi momenti. E che per esempio quando arrivava lui con il suo kevod, nessuno doveva trovarsi lì dentro, altrimenti moriva. Tant'è che quando entrano i due figli di Aronne per fare questa offerta, diciamo così, estemporanea, ancora una volta a lui non interessano le intenzioni di questi qui, ma questi qui entrano dentro e sono immediatamente bruciati tutti e due sul collo. E la spiegazione sapete qual è? Scritta nella Bibbia? Sono morti perché hanno fatto una cosa che non gli era stata chiesta. Non hanno fatto qualcosa di male, Subito dopo i versetti dicono che Elohim dice a Mosè, ricorda Aronne, che doveva entrare in certi momenti perché doveva allestire certe preparazioni, ricorda Aronne che non può entrare nella mia dimora col meod, cioè in ogni momento, se non vuole morire. Perché c'erano dei momenti in cui se ci si trovava lì si moriva. E lui non poteva farci nulla. Tutti noi conosciamo i 10 comandamenti che ci hanno insegnato, che esistono, ci sono nella Bibbia, eccetera, ma non sono quelli che sono stati scritti sulla pietra. Cioè noi pensiamo che quei 10 comandamenti lì siano quelli che costituiscono il fondamento del giudaismo. In realtà lui dice chiaramente un'altra cosa. I 10 comandamenti che costituiscono il fondamento del giudaismo, ve li leggo un attimo, scrivi per te a Mosè, le parole le queste, poiché su bocca di le parole le queste ho contratto con te alleanza e con Israele. Sono questi i 10 comandamenti che costituiscono l'alleanza. Non contrarre alleanza con gli abitanti del paese. Non prendere dono del paese per i figli di Israele. Non fare divinità di metallo fuso. Osserva le feste. Riserva a me tutti i primogeniti maschi. Rispetto il sabato. Ogni maschio dovrà presentarsi davanti a me 3 volte all'anno. Non si deve offrire il sangue della vittima sul pane, dona a me le primizie della terra
non far bollire il capretto nel sangue di sua madre. Quindi se noi vogliamo rispettare l'alleanza con questo Dio, non dobbiamo far bollire il capretto nel sangue di sua madre. Dopodiché certo c'è anche non uccidere, non desiderare, per carità, tutto per mantenere il controllo e l'ordine sociale, ma non solo quelli insegnati a noi, quelli fondamentali, per lui quelli fondamentali sono questi qui. Gli ebrei praticanti hanno due frigoriferi in casa, proprio in ossequio, nel senso che tengono la carne e il latte in due frigoriferi diversi, in modo che non ci sia nessuna possibilità neanche di avvicinamento tra i due. Questa è una prescrizione igienica perché molte malattie virali vengono trasmesse attraverso il latte delle capre femmine e il colostro. Quindi non mettere assieme queste due cose voleva dire preservare la carne da possibili contaminazioni. E il comandava l'Eden assieme alla sua compagna l'Inkushabi, che vuol dire signora del luogo recintato sulla montagna, cioè siamo sempre nel clan Eden degli ebrei, e con il figlio Minurta. In una delle tavolette sumere dell'epica di Kushabi c'è un racconto bellissimo dove si dice che questa famiglia, quindi il Dio Supremo, ha rischiato di morire per aver mangiato carne avariata. Per dire che quindi questa è l'alleanza, cioè a questi signori qui, che Giacomo ci ha spiegato prima, nati, eccetera, tutto il discorso morale, eccetera, credetemi, non li riguardava assolutamente. Gli amici ebrei della comunità ebraica di Torino dicono: noi dell'aldilà non ne sappiamo nulla perché il nostro Dio non ce ne ha mai parlato. Non cercate l'aldilà nell'Antico Testamento, non c'è. Non c'è. Gli Elohim si interessavano dell'aldilà. Gli Elohim morivano, lo dice la Bibbia, morivano come tutti noi. Vita lunghissima, ma morivano. Vivono tra di loro in un'assemblea, come ho riportato anche qui con i versetti ebraici. Quando dice che, come ci ha raccontato prima Biagio, i figli degli Elohim videro che i figli degli Adam erano buone, tot, che non vuol dire buone, cioè delle buonazze, vuol dire, sì, magari erano pure diventate, chi lo sa, ma vuol dire adatte a, diciamo, adatte a, esattamente. Si unirono con loro e la Bibbia dice: in quei giorni sulla terra c'erano i nefilim e anche dopo. Quindi non si può creare un rapporto diretto tra i figli degli Elohim che si sono uniti con le femmine Adam e hanno prodotto i nefilim, perché la Bibbia non lo dice. Lo dice che quando loro si sono uniti sessualmente c'erano sulla terra i nefilim. Su questo termine ci sono due docenti di filologia ebraica, uno dell'Università di Berkeley e l'altro dell'Università di Wisconsin, che stanno discutendo da un sacco di tempo sulla vocalizzazione. Perché non si sa bene, appunto, come dicevo prima, non si ci dà una interpretazione precisa, Nefilim deriva dal verbo nafal, cioè quelli che sono scesi dal cielo sulla terra. In realtà le cose non sono così semplici, sono un pochettino più complesse. Tant'è che questi due stanno discutendo da tempo e discuteranno secondo me per sempre, nel senso che non arrivano a nessun accordo. E c'è però una curiosità, che quando i greci hanno tradotto la Bibbia e sono arrivati di fronte a questo termine, loro non si sono posti problemi filologici. Trovato le filim, hanno tradotto gigantes, cioè i giganti. Perché in effetti, in tutta una serie di libri, Cronache, Samuele, eccetera, la Bibbia, quando parla di questi esseri giganteschi che combattevano contro Davide, cioè quelli che erano rimasti si erano alleati con i filistei e combattevano contro Davide, dice sempre che questi erano dei giganti, dei figli di Rafa, della stirpe dei Nefilim, dei figli di Anak. Figli di Anak sono gli Anakim, che per assonanza
ricordo molto bene gli annunnasti che abbiamo sentito prima. Questi Anakim, cioè questi giganti, vengono citati per la prima volta, quando all'inizio della conquista della terra di Canaan Giosuè manda un piccolo cappello di esploratori, questi per vedere com'era il territorio, com'era la città, come erano armati questi qui, eccetera, eccetera. Questi esploratori tornano e dicono, beh, là abbiamo visto che ci sono questi, dice, ma abbiamo visto che ci sono ancora i figli di Anak. E questo li ha terrorizzati perché dicono, noi a loro cospetto ci vedevamo come locuste e loro vedevano noi come locuste. Ma non in termini numerici, perché loro erano 5 gatti che sono andati a fare questa. Tant'è che loro in termini di statura, tant'è che loro dicono, quindi non andiamo a combattere contro quelli perché ci massacrano. Lì ci sono ancora i giganti, quindi non andiamo a combattere. Quando Davide combatte contro questi qui, e questi qui a un certo punto erano stati per conquiste precedenti da parte dei giudici relegati in 3 città in Israele, quindi erano in queste 3 città, se non dobbiamo pensare allo stesso con 16 città, si tende a dire roba da 700 abitanti. Li hanno relegati in queste 3 città, questi si sono uniti con i filistei che combattevano contro Davide. In una delle battaglie la Bibbia dice esattamente che stavano combattendo contro questo qui, che proveniva dalla città di Gat, e dice, era un gigante e aveva 6 dita per ogni arto. E dice la Bibbia, cioè dice l'autore biblico per essere sicuro che il lettore capisca, 24 dita in tutto. Comunque c'erano dei giganti esadati, che erano ancora presenti al tempo di Davide, quindi siamo intorno al 1000 avanti Cristo. Allora, Davide sta combattendo contro questi qui, e in due situazioni succede una cosa curiosa. Davide non sa cosa fare, si trova in difficoltà, vede che c'è un drappello che si sposta in una certa direzione, e lo richiede al suo capo che cosa fare. Il suo capo è l'Elohim che conosciamo. Allora si rivolge ad uno degli addetti al trasporto di un oggetto particolare, che adesso poi vi spiego, e gli dice, vieni un po' qui, portami le FOD. Quando quello gli si avvicina con le FOD, che portava a tracolla, Davide parla con il suo capo che stava da un'altra parte. Solo dopo che quell'oggetto gli è stato portato. In un'altra situazione, dice sempre lo stesso Eviatar, che era quello che accompagnava Davide nelle battaglie con questo oggetto a tracolla, gli dice avvicinami le fode, e solo dopo che le fode gli è stato avvicinato, lui può parlare con gli Elohim e gli dice senti, qui sta succedendo questo, cosa devo fare? E lui gli dice fai così, così e così. Questo fondo era un oggetto che Yahweh ha fatto, uno dei tanti che Yahweh ha fatto costruire quando era nel deserto, che era fatto da un pettorale che aveva 12 pulsanti, cioè 12 pietre colorate, una spalliera che aveva qui sopra 2 grandi pulsanti, scendeva una fascia che lo legava qui davanti e che lo teneva fermo e immobilizzato. E c'erano degli addetti apposta a portare le fonte, non poteva portare chiunque. Ed era lo strumento attraverso il quale Davide parlava con Elohim. Chiunque abbia fatto il servizio militare, questa scena l'ha vista un sacco di volte. Il tenente, il capitano, che dice al marconista, vengo qui come radio. Questo ce l'ha sempre a spalle, sta sempre nelle vicinanze del comandante, è sempre a disposizione. Se questa roba non fosse scritta nella Bibbia, nessuno di noi avrebbe difficoltà a capire, a pensare che si tratta di un normalissimo sistema di comunicazione radio. Siccome è scritto nella Bibbia, si parte dal presupposto che non può essere vero. Io faccio finta che sia vero. Vi chiedo di fare finta con me ancora per 20 minuti, dopodiché tornate a pensare a quello che pensavate prima. Davide fa così, chiama l'Elohim. L'Elohim arriva, perché Davide lì era veramente in difficoltà, arriva
cavalcando un cherubino, prende Davide, lo porta via, lo porta in salvo, e mentre sale, dice la Bibbia, fu visto volare in prospettiva sulle ali del Ruach. Vi sparo subito la stupidaggine, così poi dopo i cherubini sono delle macchine. Su questo non ho nessun dubbio. Attenzione, sempre chiaro. Io non so e non me ne occupo dei cherubini delle corti angeliche, trovo in potenza, dominazione, angeli, arcangeli, non me ne occupo. Quindi non so nulla, non fatemi domande su quello. L'unica cosa che dico è che i cherubini delle corti angeliche, con i quali la gente colloquia, eccetera, non sono il cherubino della Bibbia. Esistono, ma sono un'altra cosa. E io non me ne occupo. Io vi racconto dei cherubini della Bibbia. Allora, ok? Quindi, chi è che ci parla di questi cherubini della Bibbia? Qui, dove se ne descrive un utilizzo. E se ne parla Ezechiele. Quando si parla del primo capitolo di quella che è la visione più famosa, di cui immagino abbiate sentito parlare tutti, quella insomma del carro di Dio che scende e che lui vede. Allora dice che arriva questo carro celeste dentro un vento di tempesta, sotto questo carro celeste lui vede quelli che lui chiama i Hayim, cioè i viventi, che sono degli elementi che lui dice avevano una ruota a fianco, avevano un piede piatto come quello di un vitello, si sono arrivati con il carro di Yahweh, poi però si muovevano anche indipendentemente, muovendosi a zigzag, producendo dei lampi di luce e avendo una ruota che girava nelle varie direzioni senza bisogno di girare. Sulla descrizione di questo capitolo la NASA, l'ingegner Brunich, ha ricostruito il carro visto da Ezechiele. Questa ricostruzione qui tiene conto del capitolo 1 di Ezechiele, che è la cosa che fanno normalmente tutti, diciamo anche gli ufologi di professione, che dicono giustamente, no, di Ezechiele ha visto una roba che arriva dal cielo, eccetera. Lo sbaglio che secondo me tradizionalmente si fa, ma diciamo io da questo punto di vista non è che sono più bravo, semplicemente sono stato più fortunato, che dovendo tradurre letteralmente, come dire, ogni singolo termine mi rimane più impresso, quindi poi no, si riparlano le cose, per cui io dico, ma quello che si è sentito qui in realtà è quella roba che si è sentita anche là, non tiene conto della vera descrizione di queste parti qui sotto, che sono quelli che Ezechiele poi chiama nel capitolo 10 i cherubini. La ruota è vero, c'è anche il piede piatto che serviva appunto per posizionarsi a terra, ma Ezechiele nel capitolo 8 e 10 ci racconta di un evento dove dice che arriva il carro di Ezechiele, il carro di Yahweh, si sposta nel cortile interno del tempio, si ferma, il carro si alza e i cherubini rimangono lì, il carro va dentro il tempio, quelli che, dice Ezechiele, quelli che sono nel cortile esterno non vedono i cherubini ma sentono il rumore che fanno le loro ali, il carro si rialza, supera la soglia del tempio, si porta sopra i cherubini, quando è sopra i cherubini aprono le ali, si alzano, si ricollegano, escono dal tempio, si posizionano in Gerusalemme e tutta assieme ripartono e vanno sull'altura che è a oriente di Gerusalemme. Ma hanno un altro sistema di ruote di cui qui non so, beh sì, so perché ovviamente ha tenuto conto solo nel capitolo 1, che Ezechiele dice, quando sono scesi da questa roba qui sei individui, dice che parlavano con loro e dice Ezechiele, ho sentito che quelle ruote che erano inserite una dentro l'altra, loro le chiamano galgalle. Nelle vostre delle traduzioni che avete, troverete sempre scritto, io ho sentito che chiamavano quelle ruote cerchio. Che è una banalità incredibile, perché chiamare una ruota cerchio. In realtà Galgal, quindi in quel caso lì, non è il Galgal dei Sumeri,
significa elemento o ruota che gira rapidissimamente, cioè significa ruota che turbina. Quindi se noi dovessimo tradurre come un termine nostro, dovremmo dire un sentito che chiamavano turbine. Grazie. Allora, voi vedete questo personaggio seduto qui? Questa è la statuetta risalente al regno di... Allora, non ci sono ancora pronunciamenti definitivi, questo va detto, né sul fatto che sia vera né sul fatto che sia falsa. Sul fatto che sia falsa soprattutto nessuno si è pronunciato, perché in effetti tutti gli studi che sono stati fatti anche sulla composizione la rimanda a quel periodo. Però siccome nessuno studioso accademico può dire che 3.000 anni fa c'erano queste navette, perché viene cacciato subito dalla comunità universitaria, nessuno dice che era. Però è nel museo di Istanbul. Quindi c'è questo personaggio che sta seduto un po' come si sta a cavallo, cioè esattamente come la Bibbia dice che Yahweh cavalcava i cherubini. Ci sono qui dietro le ruote concentriche, come se fossero inserite una nell'altra, esattamente come dice Ezechiele. Questo è sicuramente l'oggetto che più si avvicina alla descrizione dei cherubini della Bibbia. Cioè oggetti che si muovevano, sia attaccati al kabbalist, sia indipendentemente, che venivano usati standoci seduti sopra cavalcioni. Regno di Urartu, quindi siamo alle faglie del Monte Ararat, qui siamo intorno al 1000 avanti Cristo, cioè nei periodi di cui stiamo parlando, tra l'altro. Dopodiché tutta la teologia che cosa ha elaborato? Ha elaborato il fatto che tutto l'Antico Testamento è finalizzato alla figura di Cristo, no? Lo sappiamo, cioè tutta, a partire dal peccato originale, che qui spiego che non c'è, quindi possiamo stare tranquilli, non c'è il peccato originale. Lo spiego in accordo con Amos Luzzatto, uno dei più importanti biblisti ebrei. Comunque, tutta la storia della salvezza nasce con l'inesistente peccato originale per poi arrivare a Cristo che porta la redenzione per tutti. Quindi tutto l'Antico Testamento è finalizzato alla figura di Cristo, comprese le profezie, sempre, ripeto, attribuite a posteriori, eccetera, perché mai gli autori dell'Antico Testamento hanno pensato a quella figura lì. Ma la cosa più curiosa qual è? L'ultimo libro dell'Antico Testamento è il libro della Sapienza. Ed è un libro nel quale si dice Dio mi ha trasmesso, dice quindi l'autore, tutta la sapienza dell'universo, tutta la sua sapienza. Qual è la curiosità? E il libro della Sapienza non parla di Gesù Cristo. Ma qual è la curiosità? È che il libro della Sapienza lo stavano scrivendo mentre Gesù Cristo era lì. E hanno finito di scriverlo tra i 10 e i 15 anni dopo la morte e presunta risurrezione di Gesù Cristo. Quindi, il libro dell'Antico Testamento, che contiene tutta la sapienza di Dio, che è stato scritto, diciamo, 15 anni dopo la morte di Cristo, non sa che il Figlio di Dio è arrivato, ha predicato, è morto, è risorto e ha portato la salvezza al mondo. Quindi lo sanno tutti, meno che la Bibbia, che sarebbe quella che invece ha preparato tutto perché lui arrivasse. Questa roba qui,